in questa recensione. Un alt mode spettacolare, un robot mode abbastanza spettacolare e qualche devastazione decisamente spettacolare. Le recensioni di Viper Toy sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Sono le recensioni di Viper. Allora eccoci a lavorare la parte alt mode. La vera concupiscenza, la vera goduria di questi combinabili della Fans Toys. Perché? Scusi, Sì, ma lei, io pensavo che almeno l'alt mode lo lasciava stare, invece, no, anche questo lo, l'ala mi sembrava un lo stocchicchia. Sì, ma vedi, ci saranno alcune parti che sarebbero da stocchicchiare, adesso le farò vedere. Bene. Però già, allora, capisco che da queste inquadrature, da queste cose sia difficile percepire, infatti bisogna un po', capito, anche metterlo... Lo so, mi muovo io, come lei mi ha vietato... un po' così, un po' si muove, però lascia anche un po' di riposo agli occhi dei nostri... Sì, perché... Così va bene, no? Sì, c'è un po' molto riflesso adesso. Sì, riflette molto, cioè bianco... Bisogna, lei magari faccia qualche zoom, fermo, dezoomili... Perché è veramente un pezzo ultraficato. Allora, innanzitutto partiamo dal design. Stiamo parlando del Concorde, che è la forma appunto alternativa del nostro Maverick. Ah, ok. Non Silverbolt, il nome ufficiale sarebbe Silverbolt, l'hanno rinominato Maverick perché riprendono tutti i nomi dei... Della ditta che l'ha già detto. Fast Toys, ok, perfetto. Allora. Bene. È un Concorde e su questo direi che non ci piove. Io non ce la faccio a star fermo. Immagino. Sì, che... Su questo non ci piove. Come forma però ha tantissimi pro, qualche piccolo contro che dobbiamo illustrare, anche se alcune cose saranno esplicite, altre meno. Snocciolare, ok. Allora, come Concorde è abbastanza... non dico realistico, però insomma è abbastanza simile a come cosa, non è che interpreta più di tanto, sebbene sì. Se prendessimo, adesso non ce l'ho, ma prendessimo, ho guardato l'esemplare Zetatoys, che è il più vicino a questo, soprattutto in forma robotica ma anche in forma alternativa, quello è più piccolo, un pochino più piccolo, ma è quello che comunque più si avvicina a questo anche come dimensioni, ma ha un qualche filo di dettaglio più realistico. Ah. Ad esempio la cabina ha aspetta che zoom, sì. Qui si vede che è un banale cosa trasparente in giallo, mentre là è in scuro vetro scuro con tutta la segmentazione e anche il modo in cui si snoda il naso, perché il naso si snoda volevo chiederlo, bello, il Concorde, sì. Reale, qui c'è questo piccolo accenno, là molto di più. Ah, ok. Quindi delle attenzioni anche un po' più al reale, così come il fatto che questo tutto sommato sì, anch'io. Da sopra sia abbastanza plain, cioè non abbia scritte, non abbia cose. L'unica cosa ovviamente che non possono fare, che noi potremmo, è aggiungere i decals dei Transformers, ma non ci sono scritte stile real, stile Gundam, che invece il Zetatoys presenta, tipo lei sa se sono gli occhiali. Porca vacca, che coglione. Dopo ci penso lei. No, è perché scusi, ecco, una volta che ce li ha gli occhiali, sì, infatti, li distruggo. Qui è non calpestare caldo, le cose che si scrivono sopra gli aerei, qui è non caution e tutte queste cose qui che lo rendono un filo real, così come anche un piccolo logo, anche se non real, cioè non di una vera bandiera, non c'è la British come era, ma è inventato, però c'è. Ok. Chi apprezza un filo di più il real, dove però questo fa meglio, al di fuori delle dimensioni, fa meglio anche nel fatto che ha questa figura veramente così lunga, così longilinea sì. Come poi dovrebbe essere appunto il Concorde, una parte, e crea molta ficcanza, cioè proprio longevità vera e propria, cioè come ti si infila dietro nel deretano, questo fa paura quando arriva, non ce ne sia, sì, no? Questo. E, e per chi ovviamente adora il design G1 ufficiale dell'anime, dei fumetti, eccetera, eccetera. Perché? Perché a parte appunto non avere tutte le cose real, ma è molto plain, molto cartoonish,
questo rispetta proprio molto 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 il cartone, così come anche la coda è perfettamente in linea, decorata come era quello. Ok. Come anche era un po' il cartone, ma anche il giocattolo, mantiene il tra virgolette difetto, se vogliamo, che da sopra sbordano il sottoparti di, ovviamente non lasciando il profilo, cosa che lo Zeta Toys è riuscito a non fare, a nasconderli pagando un prezzo però perché noi lo vediamo da qui, se ora ve lo giro e lo vediamo da qui con tutti i suoi carrelli che ovviamente si ritraggono in, adesso vedremo come non c'è, se avessimo il Zeta Toys qui da mostrarvi, non c'è un design qui, a parte che anche ecco i peg non tengono, bisognerebbe incastrarli un attimo meglio, adesso non non c'è un design che mantenga un profilo così sottile, così profilato, ben è molto profilato questo, cioè bello. Lei perché adesso non ha assistito alla trasformazione, ma deve tenere presente che tutto il robottone che c'era prima scompare quasi, ok, c'è rimasta una parte qui, si vedono un po' di gambe e le braccia, però è occultato in maniera eccelsa, considerando che praticamente infatti non c'è lo zainone qui sotto, non c'è zainone, non c'è il corpaccione che tutti gli altri compreso lo Zeta Toys ricreano, purtroppo lasciano e quindi l'altro non sborda qui e riesce a stare sotto, però è diventa più ciccioso, è bombato, quindi, sotto lo bombano sotto, da una parte o dall'altra, a parte il fatto di essere più piccolo tra l'altro, sa che però non mi disturba il fatto che escano quelle due non è che mi così, se non ci fossero state meglio, non sono così disturbanti, come è chiaro che per il disguise è una questione di un aspetto che hanno segnalato tutti come difettoso, il mio lo è anche in parte associato, è come vede con lo sportellino, sono estremamente loose, non so se si vede, si vede, e non si fissano in un modo un lì basterebbe una goccina forse, ma no, perché poi per la trasformazione devi andare a muoverlo, quindi non puoi, però ecco, è una piccola parte. Ovviamente per posso dirle? Dica. Sulla verniciatura di questo bianco grigiato per là è molto bello. Fa bene a sottolinearlo perché molto bello. È un altro aspetto rispetto allo Zeta Toys e tanti altri modelli che lo rende particolarmente anche come sensazione più real. Molto più, Il bianco invece plasticoso avrebbe rilasciato. E poi lei mi dica, lei che sottolinea il peso sempre, mi dica che l'ha tenuto in mano. Aspetti che lo riprendo, scusi, no, ma mi ha impressionato. Aspetta, lei ha portato la pesa, vero? La colpa lei. Prego. Non l'ha portata la pesa? No, purtroppo non ho... È molto pesante, bello. Non so... Dà una soddisfazione. Cosa peserà, secondo lei? 4-5 etti? Cioè, direi di sì. Forse, 4 etti. Forse anche un po' di più? Boh. Più di mezzo chilo, non so. No, forse no, forse no. Io non direi di no. Però... Ma è pesante, perché... Non c'è paragone di pesantezza con qualsiasi. Cioè, adesso per fare pensiamo che è un combinabile questo, quindi alla fin fine... Verrà fuori una roba se tanto mi dà tanto. Ma proprio anche al di fuori del combinabile e dei robot, anche tenere un Concorde così lungo, un oggetto così proprio dà molta soddisfazione, unita anche al peso, fa ulteriormente soddisfazione. Tanto ho portato questo per fare una piccola comparison. Voilà, questo... Che è un masterpiece ufficiale, non mi ricordo se Takara o Hasbro, vabbè, ma cambia poco, che allora innanzitutto potrebbero essere in scala in una volta in forma robotica, ma ovviamente non lo sono in forma alternativa, cioè se questo è certo, il posto cockpit, di un pilota pilota, è chiaro che considerando quanti sono grandi finestrini non può rappresentare, il Concorde dovrebbe essere grande più del triplo probabilmente. Oltre a questo, l'altra cosa che si denota è quel discorso della bellezza di questa verniciatura. Qui vediamo che è un bel verde, ma è un verde, non so se si riesce a notare se facendo lo zoom, un verde plastica. Non c'è perlato, non c'è metallizzato, non c'è nulla. Meglio ovviamente qui. Come direbbe qualcuno, è ciascioso? Ciascioso in maniera plastica, direi. Molto, un po' troppo plastica. Infatti glielo dissi anche quando... Però se già questo fa un'enorme figura come grandezza, cioè guardate questo. Questo è veramente, per fare, adesso ve lo mostro. Poi come peso anche il verdino appunto, dovrebbe essere più leggero. Sì, non l'ho fatto sostenere... Senta com'è più leggero, cioè di qui di metallo c'è il sogno. Meno della metà, sì, infatti. C'è solo qualche sogno o concetto di metallo, due viti, due bulloni. Qua invece ci sono proprio diverse anime, che poi sono anche utili per la trasformazione, perché veramente, oltre al fatto che le gambe, eccetera. E gli snodi sono solidi, sono rigidi? Sono solidi, ma si riesce... Allora,
dopo vediamo il discorso della trasformazione, si riesce a trasformare abbastanza bene, ci vuole su un po' di impegno e soprattutto la prima volta. E queste sì, bisogna prenderci un attimo la mano per manovrarle su e giù, però anche un po' di sforzo tengono molto bene senza, perché devono farlo, perché ma poi si vede comunque, si vede che sono, perché sicuramente le solleciterai quando andrai a trasformarlo, quindi solide, devono nel piegamento, ripiegamento eccetera. Bene. E mi ha stupito un altro aspetto della trasformazione e della verniciatura, che nonostante la trasformazione sia appunto, aspetti che sì, prego, cerco sempre di far incastrare tutto. Nonostante la trasformazione sia ecco, particolarmente complessa, cioè i pannelli passare di qua, passare di là, incastrarli, spingerli, far incastrare tutto, cioè non vedi in tutto il passaggio che ci sia stato un pezzo che sia andato strisciato, anche quando ti viene consegnato, tu dici per come te lo dà, niente che giù due pannelli verranno fuori, qualche sbriscio, invece è assolutamente impeccabile. Integro impeccabile. Ovviamente, come vi faccio vedere, queste sono un must nei modelli di questa caratura qui, quindi scompare il carrello anteriore. Le sciccherie. Questi diciamo non proprio scompaiono, ma vengono ripiegati. Sono gimmick apprezzati. No, non è che apprezzate, queste sono gimmick, devo questa essere, categoria sono obbligatorie. Okay. Un conto è dire se prendiamo un deluxe del piffero, ma un conto è dire. Va bene. Oltre al fatto che escono un po' fuori qua i pannelli, altre cose direi che vabbè, da sotto è chiaro, ma chi è che non, cioè che lo mette in modo tale che si veda particolarmente da sotto? Certo, è chiaro certo. Ecco, alcuni hanno detto, hanno fatto notare che in questa classe di prodotto e considerato il tipo di soggetto, così come anche lo hanno fatto per i masterpiece, una piccola mancanza, cioè sarebbe stata grande ma è piccola nel senso può essere considerata necessaria o meno, è quello di un eventuale display stand per metterlo anche giusto, in forma volante. Sì, un po' più ficcato. Ora, qui siamo in un modello singolo. Ecco. E tra l'altro il display stand è utile sia se tu lo tieni in robot sia se tu lo tieni in modalità aereo. Ah, ok, quindi qui c'è. Comunque lo vuoi tenere, lo userai. Perfetto. Qui chi è che lo terrà in modalità aereo volendolo poi combinare? Eh no, cioè, certo. Ci certo, saranno quelli che lo prenderanno doppio per avere sia aereo sia... Beati loro. No, cioè... no, l'invidio se riescono ad avere lo spazio e il tempo... Quindi questo è per quanto riguarda, direi che abbiamo visto un po' tutto per quanto riguarda... Beh, devo dire che mi piace, le chiedo questo, sono già usciti tutti i componenti, forse no, l'avevo già chiesto. Con quello che abbiamo mostrato nell'ultimo unboxing la volta scorsa siamo al terzo, manca gli ultimi due. Ah beh, quindi ne mancano due, sono già programmati, quindi più o meno si sa quando usciranno. Mentre questi hanno fatto relativamente presto, comunque sono stati annunciati e poi scadenziati al di fuori del Covid in maniera abbastanza veloce, gli altri due... effettivamente non sono comparsi ancora nei pre-order, mentre quindi, quando c'erano questi già compariva il periodo del secondo e del terzo, quindi è un po' indietro la produzione, no? Ho tirato giù il coso, ma per far vedere proprio quanto è bello, poi dopo fare certo, cioè, questo è da far volare senza anze carrelli, è per quello che dico, forse guarda che la finestra è aperta, se vuoi provare sì. Lei ci va dietro però nel caso in cui okay, non voli. No, volevo dire, la cosa ficcante è che, no, adesso non ho con me la scatola, la vedremo poi quando facciamo il finale con la parte robotica, che dice anche dalle indiscrezioni su che cosa fa questo soggetto e che armi utilizza, anche quelle immaginarie, perché ha il fucilone, ma descrive che in realtà lui utilizza questa sorta di, come arma, fulmine che becco, esce dal becco, dalla punta così, e quindi rende ancora, cioè avendo questa arma tra virgolette immaginaria, comunque così, e non so se sia effettivamente, non mi ricordo se dall'anime sia, dovrei andare a rivedermelo, se effettivamente ha questa capacità sparatoria dal becchiccione, però... È bello che comunque venga utilizzata la scatola per dare questi dettagli e non altro. Giusto, giusto. Tra l'altro la scatola dice anche che lui avrebbe questo sistema mega di difesa, mega radar, con un mega sistema di calcolo che gli permette di tenere tracking, non di 1000 pacchi che spedizioni che abbiamo, ma di 1000 nemici che contemporaneamente, questo è quanto descrive di questo soggetto qui. Detto poi, come vedremo magari quando parliamo del robot come personaggio, che invece lui era un timidone, aveva i suoi problemi, doveva andare dallo psicologo, ma vabbè.
come tanti in sto periodo. Ma immagino dopo, ma anche senza quel periodo lui ci andava. Va bene. Che possiamo quindi passare a, come voto questa forma qui di aereo. Direi che sono non posso che non dargli almeno un 9. 9, sono d'accordo. Il 9,5 se lo sarebbe guadagnato ovviamente se non mostrava queste parti rosse, sì, se non avesse avuto un maggior concepimento di realismo e così. E così. Sì, però è tutto il resto. Sì, tutto il resto ce l'ha. Bello, molto bello, molto bello. Altra cosa che magari non so se diremo, però. Oltre a quello, l'altro che ha già fatto il Superion è la TFC, che è stato tra l'altro il primo. Questo è un piccolo aneddoto, essendo che il Superior nel mio modello di Transformers preferito, è stato ciò che mi ha, quando l'ho visto, istigato a riprendere la collezione anni fa dei Transformers. È stato anche lei è un punto debole, quindi sì, perché prima di conoscere quello che ci fosse questo mondo, ero rimasto ai vecchi giocattoli di quando guardavamo i cartoni noi, oppure quelli che sono usciti poi mano a mano in questi anni con i cartoni, i film, eccetera, che rimanevano nell'ambito giocattoli entro certi aspetti. Quindi vorrebbe farmi credere che anche lei ha un cuore, dopo che mi dà addosso in continuazione sui miei pigiamati. No, al contrario, cioè nel senso non avevo mantenuto nessuna anima, se fossi rimasto ai vintage non avrei più ripreso a ricollezionare, perché i vintage ormai, cioè, me ne ricordavo, sì. Vabbè. Quanti ricordi, se ne rivedevo uno a passare per casa, ma però non mi piacevano perché è vintage e Transformers. Però vede che è il ricordo su quello che lei amava, che sì, ma non l'avrei ripreso. E comunque, tornando al discorso, sì, perché Transformers poi è vintage, non è che il bello del TFC molto bello. È che è nettamente meno qualitativo di questo, è più piccolo di questo. È stato uno dei primi Transformers third party, tutta plastica, presumo. Tutta plastica, ovviamente. Mm. Primi third party, molto più anche design giocattoloso da un certo punto di vista, ma reinterpretava. Cioè non lo lasciava con Cord, ma lo faceva diventare uno splendido SR-71 Blackbird, il famoso aereo super veloce, super solido. Sì, ma non c'entra niente, però ho capito qual è, non c'entra niente. Non c'entra niente, ma in bianco, con quella colorazione che gli hanno dato, fa una figura della Madonna. Ah sì? Vabbè. Certo, uno che vuole la fedeltà, cioè, questo certo. Ovviamente l'altro dice non se ne frega niente, ma... È lui questo qui. Se la Fasto per dire l'avesse reinterpretato, l'avesse fatto così bello, così qualitativo sull'SR-71, sarei stato ancora più contento, perché è un aereo ancora più ficcante da guerra, se vogliamo, in un certo modo, più mitico sotto certi aspetti, che non un Concorde, che sì, è famoso, ha avuto la sua fama, ma è un aereo. Beh, però il Concorde è lui, cioè, scusi. Ma sì, però gli aerei mascoli sono più mascoli, su, che non Concorde. Concorde, per carità, forma ogivante così, ma dovrei pensare che continua ad essere un aereo civile, ecco, il concetto è quello. Ah, ok. Vabbè. Però vabbè, è una piccole tafferugli, questioni da nulla su. Vabbè. Su mie l'originalità del soggetto. È ovvio che il 99% dei collezionisti invece prediligerà il fatto che certo, il personaggio. Certo, per lei, per me no, per me invece è più ficcante un esemplare. Ma forse lo faranno, sa? No, ma ormai ce l'ho, non ce n'è bisogno. Va bene, e con questo direi che passiamo a voto 9. Ultima cosa, la trasformazione, diamo un primo voto, perché poi lo dovrò ritrasformare in robot adesso. Glielo può dar lei, però, non io. Certo, lei non la faccio neanche assistere a certi spettacoli in cui ovviamente lei perderebbe dei gradi di karma ad assistere. Ma trasformazione da robot ad aereo. Gli do un voto che è tra il 7,5 e l'8. Ah, non è il massimo, non è proprio. Non è il massimo, però è più che buono, più che discreto. Perché è complesso. La prima volta che lo farete ci metterete più o meno mezz'oretta, 40 minuti. Ah, però. Non scherzo. Perché dovrete raccapezzarvi? Perché questo lo dico, effettivamente io ho preferito, dopo un po' che ci provavo con il manuale, seguire invece un video su YouTube. Più semplice come fa lei. Okay. Per quanto il manuale sia ben dettagliato. Perfetto. Però il fatto che pure è complessa, è solida, più passaggi fai più ti accorgi che puoi anche usare un po', cioè non devi avere tante remore, oddio se spingo troppo, perché è solido veramente il soggetto. Ecco, infatti è questo che volevo dire. Estremamente solido. Quindi anche tutte queste parti che vanno a incastrarsi. Assolutamente, i pannellini, c'è qualche giro di pannellino. Ecco, riescono a rimanere agganciati senza sono problemi. Sono quelli, sono fatti veramente, c'è giusto questa parte sotto che appunto dà qualche cosa che ogni tanto si stacca, bisogna farlo cliccare un po'. Ho visto. Ma per il resto...
tiene la grande. Bene. Quindi 7.5-8 vedremo come si comporta da aereo a robot, se mantiene questo andamento oppure no, per dare il voto finale sulla trasformazione. Ecco, siamo passati alla fase finale del robot. Praticamente sono passati giusto quei 2-3 minuti da che l'abbiamo trasformato. Io non mi ricordavo neanche più. Scusa, vabbè. Si parla quasi di ere, però vabbè, ci siamo. Ce la possiamo fare? Sì, ultimamente vedremo di darci anche una mossa con questi Transformers, perché bisogna trasformarli, quindi insomma bisogna darsi una mossa. Già. E in questa versione robotica, come tutti lui e tutti gli altri suoi componenti, sappiamo che sì, rende, è un discreto robot, però insomma è la parte alternative mode, cosiddetto così, dell'aereo, che la fa da padrone. Cioè, quando vedi il Concorde nella sua gigantesca proporzione fatto così bene, certo, è una figata. Così, no, scusa, è un bel robot. Questo era il Concorde. È il Concorde. Beh, grazie per avermi che pochi minuti fa refresciato il Concorde. Infatti. No, però vabbè. Allora, però, al di fuori di una estetica che i Transformers sotto certi aspetti in robot raramente riescono a eccellere in maniera rispetto ad altre serie che noi magari mostriamo, come Gundam, come altri esemplari veramente cazzutoni. Qui, tra l'altro, in una versione molto bene riprodotta, comunque G1, quindi comunque conforme, abbastanza, non dico vintage, perché ovviamente c'è una panelizzazione molto curata, c'è tutto quanto, però... Però lo riprende parecchio. Cioè, in quanto a fedeltà è Fans Toys ed è il vertice sicuramente della riproduzione G1 originale, quindi se vi piace un po' questo standard qui è quello da selezionare. Beh, come abbiamo detto per la parte jet, lo ribadiamo anche nella parte robot, lei lo avrà sentito adesso maneggiandolo, pesante, per dargli questa minima possibilità, esatto. E lo vediamo anche qui in bella vista dietro un po' nel backpack, questo è ferro, così come altre parti, le gambe eccetera, c'è tanto metallo, che significa ovviamente goduria per lei, semplicemente qualità effettiva, costruttiva, sostanziosa dei materiali. Così tutti rimaniamo appesi all'interrogativo, quanto peserà, quando sarà combinato insieme. E niente, belle queste plastiche ovviamente traslucide che fanno vedere l'interno, spezzano un po' altrimenti questa parte abbastanza, ecco, dove però queste parti simulare la grigliosità qua, lui decide un attimo, non l'ho posizionato proprio benissimo saldamente, però. No, ma tanto perché gli manca un po' di tilt per essere comunque di questa stazza nelle gambe, nel piede, che è grosso, si riesce a posare abbastanza bene, ma come vedete nelle fasi un po' lisce poi dopo rischia di scivolare un attimo, proprio perché non ha questa... Ha notato che quando riposo io ci stanno, come li tocca lei, van giù. Ma sì, ma diamole anche questa credenza. Lo volevo adesso per dargli il giudizio finale, perché tanto mi sembra che qualche minuto fa sempre ne abbiamo già parlato del personaggio. Mi sa di sì. In cui ribadiamo che è un soggetto che... Cos'era, giugno? Anche no, prima forse. Forse. Marzo, credo, febbraio. Bene. Quindi... Rispetto a tutti gli altri ha meno difetti di tutti, rispetto a tutti gli altri ha più qualità di tutti, già tutte le altre interpretazioni. Gli può mancare, semmai al massimo, che si sono visti in altre occasioni, un'interpretazione. Cioè, se non guardate alla pura estetica fedele, ma guardate alla pura estetica bellezza, di poter avere al posto di un Concorde, per quanto ficcante come ogività, molto molto... così filante, che si ficca freccia, eccetera, sì. Comunque avere SR-71, il Blackbeard, quindi il super aereo più veloce in assoluto, e lo interpreta in quel modo, e ovviamente ha un fascino molto particolare, però non è forse dal punto di vista dell'estetica quello può dare qualcosa di più. Se però ci si mette la qualità delle verniciature, questo è molto curato, però. Esatto, la cura del questo qui ovviamente questo è molto anche perché curato. Insomma, anche dal punto di vista del prezzo lo deve giustificare. No, sai cos'è? Anche il bianco mi piace, sembra perlato. Sì. Non è un bianco anonimo. La trasformazione, non mi ricordo se l'avevamo detto, è complicatina, ma senza quei passaggi, senza patemi danni. Io lì noi abbiamo il nostro benchmark, penso che ad oggi sia tuttora il Mega Dragone.
Pronto? Non so se il mega dragone. Ma guardi che anche lo Z ci ha fatto impazzire. Lo Z è un gun. Ah, ok. Ah, beh, nei Transformers, ha ragione, scusa. I Transformers, anche... comunque, in quella complessità là, secondo me, lo Z ci ha fatto per una questione di. Ce l'abbiamo. Rischio rottura, invece le ha il dragone proprio per una incastratura di... Il dragone mi ricordo che era il petto. Il collo, il petto si incastrava bene. Sì, aveva. Allora, qui invece abbiamo una complessità tale. Che effettivamente richiede impegno, bisogna mettersi lì con calma, ma senza incagli disastrosi, senza. Quindi non ci sono due o tre pezzi in cui bisogna un attimo metterci un po' anche di forza, ma nulla di. Non si rischia di romperlo, quindi. Non, ecco, senza appunto, senza avere questa percezione che si. Anche passaggi che ti sembrano delicati, in realtà lui regge molto bene. Quindi questo è un pregio. Però bene. Io non vado come trasformazione oltre il 7,5. Perché comunque è un soggetto come tanti altri che vedremo moderni che ti viene da chiedere, ma ok, il Transformers è trasformabile, per molti la trasformazione complessa è un pregio, sinonimo qualità, sì. O comunque è sinonimo di impegno attraverso la trasformazione di regalare le due forme con i pezzi che si nascondono l'una parte nell'altra, con tanti passaggi studiati, più credibili forse, più ma no, proprio studiati, che fanno capire che è stata un'ingegnerizzazione molto particolare, il pannellino che si nasconde così, quell'altro che si passa, giusto, c'è questa cosa qui. Però molti si chiedono se questo livello veramente arcigno di trasformazione, oltre un certo livello da divertimento, non diventa invece un peso, frustrazione. Frustrazione no. Quando proprio ti mette in difficoltà al punto che non riesci neanche ad arrivare rischi diverse cose. Okay. Quando invece parliamo di peso, è proprio un discorso di avere, ad esempio, come in questo caso, un bel Transformers che tu dici: ma sai, in 2 minuti, 3 minuti te lo metto aereo, te lo faccio vedere. Se non c'è questa complessità, lo fai. Però 2 minuti è un po' poco. O no? 4, 5, ecco, 12, sì, 2 minuti mi sembra, no, 6, tu vuole essere un po' precisi. Una manciata di minuti, massimo una decina di minuti, ma proprio impegnandosi, okay. Dire tanto volerlo fare per bene. Ecco, ha un senso e ti sprona, ti spinge a voler trasformare, a dimostrare che è prima così, poi cos'ha. E quindi avere una piena potenzialità del Transformer sotto mano. Invece, una cosa estremamente complessa. Tu la metti in una posizione e sai che la volta che la vuoi andare a trasformare e cambiare dici: cazzo, però mi ci vuole mezz'ora, perdo molto tempo, e fa perdere un po', cioè devi avere delle motivazioni molto importanti. È chiaro che non siamo qui a trasformarli tutti i giorni, soprattutto noi collezionisti che abbiamo magari delle masnade di soggetti accumulati, ma è anche vero che proprio perché uno dice lo voglio poter mostrare trasformato o no, così o cos'è, in qualsiasi momento. Conoscendo invece che sai che è una cosa che ti soddisfa. Ti dà un, come dire, un po' reverenziale che a cui poi ti fa sottrarre alla trasformazione. Ci pensi una volta in più. Ok, ci pensi, ok. Quindi secondo me la troppa complessità poi arriva a un quorum di complessità oltrepassato il quale si torna a discendere come apprezzamento. Qui 7,5 vuol dire che l'abbiamo già sorpassato quel culmine, bene, e si è complicato un po' troppo. Vabbè. Comunque la forma di questo robot è buona, purtroppo non è armato in questa condizione singola, a parte quel cannoncione di cose ficcanti, quindi mi viene da dire che è un concreto 8, ecco, ma non di più. 8 per la qualità, per le cose. 8 è un bel voto comunque. È un bel voto, un gran bel voto. Sì. Allora, comunque considerando la media delle forme robotiche dei Transformers, certo. È chiaro che rispetto ad altri robot che hanno solo quasi robotico, tipo i Gundam, tipo altre cose molto più espressive, questo magari ha un effetto minore. Di conseguenza, come totale, visto comunque che è un pezzo molto apprezzabile e comunque fa parte di un combinabile, direi che raggiunge un quotato quasi direi anche 9. Così tanto? Ah, però avrei detto 8,5.
Allora, è vero che poi il voto globale del robottone andrà nel suo combiner sì. totale, però la forma aeronautica è veramente è molto bella. Ha ragione. È veramente esaltante. Tant'è che, tranne il tenerlo in super robot, è quella serie di robot che io probabilmente, fino a quando non sarà combinato, terrò in aereo. Ah, ok. Perché merita l'aereo, merita sì, molto di più rispetto a questo. Sai che invece si fissa che li vuole tutti per forza i robot e vabbè. Tengono meno spazio forse. Ma questo per me è un attaccamento, è anche una cosa di volersi. Tutti i ripiani più bassi e è limitato per i ripiani più bassi vabbè. Tengono poco in altezza. Ha ragione. Va bene, ecco. Certo che avere l'aereo, avere magari di display sarebbe stato meglio, ma considerato che tutti sanno che poi lo terrai in coso, nessuno te l'ha dato. Quindi 9. Bene. Vuole fare un saluto ai suoi No, ringraziamo ovviamente Showzeta che ci ha procurato questo pezzo, ovviamente come al solito ai prezzi più convenienti. Grazie. E grazie a questa collaborazione ci vedrà al prossimo video. Bene. Ciao a tutti. Non mi muoia. Le mannoia. 'Sono belle queste facce. Sì. La surprise quando qualcosa non ha girato bene, cos'è che manca? Manca. Faccio vedere. Che questo tavagno di. Dopo puoi colpare me. No, ce l'ho. Ecco, vedi che era lei che aveva tirato fuori un po' lungo. Il soggetto, ovviamente, da solo è solo, secondo me, un bel Concorde e un. In diretta! Lei aspettava questo momento da. Sì, è il famoso trappolone. Però vedo che con una plomb inglese ha mantenuto il controllo dei. Sì, ma no. Lui non è un. Sì. Non è un. Se fosse stato un Gundam o così, a quest'ora sarebbe in mille pezzi. Lei si è voluto prodigare in una posa. Io gli avevo detto, non deve posarli lei. Sono io l'esperto posatore. C'è anche una canzone che ne parla, scusi. Ah sì? Ma dove l'ha sentita? L'ho sentita. Su iTunes? No, sì, dice per fortuna c'è Asso che li posa. Fa proprio così il testo. Per fortuna che c'è lui. È la prima volta che lo sento, adesso cercherò. Mi ha messo il gomito molto attaccato. Perché adesso non sono stato attento a questi aspetti. Vabbè, lei sa che sta diventando come l'altro canale, lei. Più che altro l'altro canale. Fa delle cose un po' astruse. L'altro canale vorrei sottoporlo alle temperature così. Curiosamente di questo esercizio. Ma loro c'hanno anche da bere, noi no. Ha visto che l'ultima volta ha fatto l'aperitivo. Se devo bere però alcol, con questo caldo mi squaglio, cioè. Comunque. Sa che è una posa proprio di merda. Di merda. Ma è quasi paragonabile. Sì, ma è un tributo. Ok, vabbè.